Io penso che sia stato un comitato di sorveglianza importante per la Regione Campania, nella quale abbiamo avuto modo di evidenziare tutti i passi in avanti che abbiamo compiuto, un PSR molto complicato, molto difficile, perché è stato a mio avviso immaginato male qualche anno fa e in corso d'opera l'abbiamo un po' messo qualche toppa. Non abbiamo più attenuanti ovviamente per la prossima programmazione, l'ho evidenziato anche nel mio intervento, anche in questo periodo transitorio del 2021-2022 ci stiamo attrezzando per mettere in campo misure innanzitutto semplificate per le imprese e misure che in qualche modo possano assicurare una maggiore velocità. Abbiamo stabilito alcuni principi, innanzitutto il principio della costanza dei bandi e della non concessione di proroghe. Con questi due principi penso che possiamo anche razionalizzare il lavoro degli uffici, gli uffici che sono in carenza di organico, ne ho parlato anche col Presidente e stiamo cercando anche lì di mettere mano ad una soluzione. In questo contesto ci troviamo anche a combattere effettivamente con il Presidente De Luca nei confronti con le altre regioni del nord, perché c'è un tentativo maldestro di alcune regioni del nord, in particolare Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che hanno una agricoltura diversa dalla nostra, che pensano di poter modificare i criteri di ripartizione delle risorse. Noi stiamo lavorando ad una nostra proposta per non danneggiare la nostra economia. Da questo punto di vista il Presidente De Luca è determinato come non mai, quindi sicuramente non daremo via facile, diciamo, a questi tentativi. Per il resto l'obiettivo principale della nuova programmazione è quello di focalizzare l'attenzione sulle filiere maggiormente rappresentative e soprattutto valorizzare le diverse agricolture di questa regione. Siamo soddisfatti del livello di attuazione del programma, lo stiamo dicendo a tutti i componenti del comitato, in particolare alla Commissione, con cui abbiamo avviato un rapporto fitto e costante di interlocuzioni basato sul reciproco rispetto dei propri orientamenti e delle proprie posizioni per arrivare a decisioni comuni. È a tutti noto che abbiamo raggiunto degli importanti traguardi, abbiamo superato la soglia di disimpegno già il 9 di novembre del 2020, quindi con quasi 2 mesi di anticipo rispetto al termine del 31-12. Abbiamo realizzato un avanzamento delle misure significativo. Oggi affidiamo a questo comitato un ruolo importante alla nostra proposta di modifica, che porremo all'attenzione di tutti i componenti del comitato e della commissione, in particolare che è quella della misura 21. Cerchiamo di mettere in campo una misura di sostegno al settore vitivinicolo, che è uno di quelli che ha maggiormente subito, diciamo, danni dal Covid, e quindi, come abbiamo fatto per tanti altri settori, quello zootecnico, quello florovivaistico, l'agricoltura e la pesca, oggi proponiamo al Comitato appunto questa nuova attivazione della misura 21 per sostenere con forza, con circa 8 milioni di euro, il settore vitivinicolo, per dare ossigeno e liquidità a queste aziende che hanno avuto una contrazione di fatturato significativa in quest'anno. Quindi siamo fiduciosi che, insomma, il Comitato possa recepire positivamente queste nostre proposte e quindi si possa andare verso questa misura come abbiamo fatto per gli agriturismi, che abbiamo attivato questa misura 21, fare la stessa cosa anche per il settore vitivinicolo.